Fabio Sferra, team manager dell'Isernia Città di Isernia Calcio, nonché responsabile del settore giovanile. Oggi inizia la prima giornata della preparazione della squadra, diciamo, della Serie D. Lei si occupa della Serie D, ma soprattutto anche dei ragazzi, dei giovani. Facciamo una domanda per quanto riguarda la grande possibilità che anche quest'anno i giovani hanno per approdare alla massima serie dilettantistica. Vede qualche elemento ben messo? Sì, allora finalmente riusciamo a fare questo campionato tanto inseguito negli anni. Un campionato importante con squadre blasonate e quindi gli stimoli sono tanti. Abbiamo allestito un organico molto giovane, quindi rispondo alla domanda che mi ha fatto prima. Abbiamo una squadra molto molto giovane, ma questo non significa che non sarà all'altezza. Tutti i ragazzi che comunque già hanno giocato in categorie importanti, che hanno esperienze importanti con settori giovanili professionistici e molti ragazzi che già hanno fatto la Serie D negli anni addietro. Abbiamo mantenuto, diciamo, la nostra linea, che è la linea green, puntando su ragazzi e sulle loro motivazioni, quindi adesso aspettiamo solamente che il campo ci possa dare le prime indicazioni sul lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per allestire l'organico. Ma abbiamo visto nella passata stagione, nel campionato vincente dell'Isernia, molti ragazzi si sono messi in ottima luce, in ottima vetrina. Di questi, quale secondo lei merita abbondantemente di essere fra i titolari? Ma allora, quest'anno ci sarà anche il campionato juniores nazionale, che è un'altra vetrina molto importante per i nostri tanti giovani, quindi ci sarà la possibilità per i ragazzi aggregati alla prima squadra di farsi vedere, e anche per quelli che partiranno con la juniores, con questo campionato importante, il campionato della juniores nazionale, ci sarà la possibilità di essere, diciamo, monitorati costantemente e, perché no, magari poi esordire anche in prima squadra. Non mi piace fare nomi perché non vorrei dimenticare qualcuno, ma già da oggi abbiamo un paio di 2007 aggregati e tanti 2006. Poi la rosa, diciamo, se andiamo a vedere, ci sono tanti ragazzi 2004 che quest'anno in Serie D sono ancora under, ma noi già li consideriamo pronti per palcoscenici importanti come la Serie D, e quindi speriamo che si riescano a far notare e a confermare, diciamo, le qualità che ci hanno spinto a sceglierli.